Per prima cosa bisogna prendere queste tre righe e copiarle, per esempio o tasto destro copia o CTRL C, e poi andarle a mettere nel riassunto. Adesso io lo cancello, l'avevo fatto per prova, lo cancello tutto e facciamo incolla. Adesso riallineo qua a sinistra tutto. Poi la seconda cosa è andare a mettere uno spazio qui e poi allineiamo a destra il prezzo. Adesso è andato qua in fondo, ok. Poi l'immagine, avendo aggiornato la piattaforma, non si fa più come prima, per cui andate un attimo a posizionarvi qui dopo aver ridimensionato l'immagine e poi andate a fare inserisci immagine da quassù e si può fare. Allora, da inserisci immagine, scusate, si può fare seleziona file, vado a prendermi l'immagine, faccio apri. L'immagine l'ho già ridimensionata, va bene, deve essere 100x75. Vado a fare inserisci nell'articolo. Poi, una volta che me l'ha inserita qui in fondo, faccio CTRL X o tasto destro taglia. Mi posiziono sull'immagine e faccio CTRL, no, tasto destro taglia non me lo prende, faccio CTRL X, poi mi sposto sotto nel riassunto e vado qui e faccio CTRL V dalla tastiera. A questo punto faccio allineo l'immagine a sinistra. Ok. Ho cliccato l'allineamento a sinistra, me l'ha disposta come volevo io. Ecco, a questo punto devo pubblicare la pagina e qui spiego perché. Devo pubblicare perché così mi produce il link che poi una volta che ho pubblicato posso andare su questo tasto, faccio copia indirizzo, perché questo poi sarà la pagina che dovrà andare a aprire la miniatura. Poi vado di nuovo, mi sposto di nuovo sull'immagine. Clicco sul link e vado a incollare la destinazione, cancello quello che c'è e poi clicco su aggiorna. A questo punto ho inserito anche il link alla pagina che si deve aprire, che è appunto questa stessa che stiamo preparando. Per questo che per fare il link la devo prima salvare, perché se no ovviamente non ho il link a disposizione. Quindi avendo aggiornato WordPress all'ultima versione è cambiato, non devo più mettere l'immagine direttamente nel riassunto, la metto provvisoriamente nel testo e poi la taglio e la vado a incollare nella pagina, nella parte del riassunto.